almeno a leggere anche quello che si scrive oggi anche da parte di alcuni costituzionalisti, più a rischio. Più a rischio anche perché sappiamo bene qual è, diciamo, poi la composizione in Parlamento. Lei prima diceva ci sono due partiti, per esempio noi non conosciamo qual è la linea di Fratelli d'Italia, invece noi conosciamo esattamente qual è la linea su tutte e due. Eppure sono quelli che hanno ricevuto una grandissima partecipazione, dove l'opinione pubblica ha già un'idea. Ecco, questo rischia, qualora dovessero passare, di andare su un binario morto poi in Parlamento sostanzialmente. Ma quello che è accaduto in Parlamento, quello che è accaduto in Parlamento su questi due temi è accaduto grazie alla pressione dei referendum. Sono 30 anni, anzi più di 40 dalla prima proposta. Io ho memoria personale di un referendum che era andato in un modo e che poi è naufragato in ma aula. Se parliamo di fine vita e eutanasia, la prima proposta di legge fu presentata da Loris Fortuna più di 40 anni fa. Ora, diciamo che il Parlamento oggi possa essere disturbato dal fatto che si tiene un referendum, è stato frettolosamente portato in aula un testo votato dalle commissioni a dicembre, che comunque è gravemente insufficiente, cioè non riuscirebbe a garantire la libertà di scelta sul fine vita, perché pone una serie di paletti, dall'obiezione di coscienza all'obbligo delle cure palliative, alla necessità come condizione per accedere al suicidio assistito di avere dei trattamenti sanitari di sostegno vitale, quindi escludendo tanti malati che sono malati terminali ma non hanno questo tipo di trattamento e quindi reintroducendo una discriminazione. Quindi questo argomento non regge. Non è il referendum che disturba il lavoro del Parlamento. Casomai è il referendum che accende un faro sul ritardo del Parlamento, drammatico. E sull'altra questione della cannabis è strettamente collegata a quello che dicevamo prima, alla questione della giustizia. Perché noi abbiamo in Italia più di un terzo dei detenuti per reati di violazione del testo unico sugli stupefacenti. Penso a una ragazza di 29 anni che due giorni fa si è uccisa nel carcere di Messina, dopo 48 ore che era in stato di fermo per violazione del comma 4 dell'articolo 73, cioè esattamente quello su cui interviene il referendum, cioè su droghe, diciamo tra virgolette, leggere, cioè la tabella dove c'è la cannabis e hashish, e quel caso tiene tutto. Tiene la custodia cautelare, tiene il sovraffollamento carcerario, tiene una legge come quella italiana che è tra le più repressive d'Europa e che non ha funzionato, perché se hai le carceri piene di detenuti anche per piccolo spaccio e per consumo personale legato al piccolo spaccio e non diminuisce la quantità di sostanza in circolazione, in un paese normale ci si interroga sul fatto che forse una democrazia liberale comincia a dire se questo è un reato che non fa male all'altro, a partire dalla coltivazione domestica della piantina, a partire dalla cannabis, eccetera. Forse guardiamo cosa accade nel mondo, cioè Canada e altri paesi, perché oggi alcuni parlano della violazione dei trattati internazionali, perché l'Italia ha firmato dei trattati internazionali, ma li ha firmati con lo scopo di curare e garantire la salute dei cittadini e lottare contro il grande traffico internazionale. Il Canada ha legalizzato, non è uscito da quei trattati internazionali, lo ha motivato esattamente col fatto che la legalizzazione persegue meglio la salute dei cittadini, perché le sostanze, la cannabis è controllata e si lotta contro il traffico internazionale. Mi ha colpito una